Andiamo. Credo che dovresti sapere a che cosa andremo incontro. Mio padre è confinato al Parsons per la sua incolumità e quella di tutti. È diventato pericoloso dopo aver ritrovato un antico manufatto in Arabia. È da una vita che cerco di trovare il modo di curarlo. Salve. Dobbiamo raggiungere il Parsons. Manufatto ad aver reso Lorenzo così pericoloso. Se venisse rimosso, sono sicuro che lui guarirebbe dalla psicosi. Ma finora ho sempre fallito. Quell'oggetto si è fuso quasi totalmente con il suo sistema nervoso. Il monumento fa ridere rispetto a quello nel centro di Washington DC. Là fuori è pericoloso, ma se così non fosse, non ci sarebbe lavoro per i dottori, giusto? Almeno la paga è pessima. Rimani sulla strada, se vuoi avere maggiori probabilità di sopravvivere. Avrai già capito che io e i miei familiari siamo in vita da lungo tempo. Questo grazie al siero ricavato dal sangue di mio padre. Ho notato le alterazioni nel suo sangue durante i miei primi tentativi di rimuovere il manufatto. Una volta individuati i composti anomali, sono riuscito a sviluppare il trattamento che usiamo ancora oggi. C'è un evidente conflitto di interessi nel fatto che mio padre sia anche l'origine del trattamento che mi ha allungato la vita. Ma ti assicuro che se potessi, rinuncerei a tutto pur di riavere indietro mio padre. Se per pochi istanti. Scusa. Seguimi. Speriamo che non sia troppo tardi. Pare che gli uomini di Edward si siano fissati. Abbastanza. Andiamo nel mio ufficio. Lì potremo stabilire quanto è grave la situazione. Bene, non allontanarti, fai come ti dico e vedrai che sistemeremo tutto.
Andiamo. Questo posto, wow, questo affare ci ha fatto a pezzi. La porta è bloccata dalla parte opposta. Dobbiamo trovare un'altra strada. Che cazzo ci facciamo qui? Guarda che roba. Nient'altro che polvere e spazzatura. Oh, aspetta, ascolta. Se quella roba viene da qui, come dice Lefty, come se ne varrà la pena? Allora, sì, non piace neppure. Chi va là? Sparate! Fateli fuori! Laggiù! Prendiamoli! Ecco i fuochi d'artificio! Devono ostacolarci! Mi stai già stancando! Andiamo a divertirci! Addio tranquillità! Arrenditi! Andiamo con quel... morirai! Ne avrà fatto. Cazzo. Serratura resistente. Non farmi portare quella roba inutile. Edward, sei ferito gravemente. Non sono ancora morto, ma non ce la faccio ad alzarmi. Sei riuscito a disattivare l'ascensore? Sì, io ho mandato l'ascensore nei sotterranei e l'ho spento, come avevi detto. Bene. Ne ho fatti fuori un po', prima che decidessero di lasciarmi qui. È da un pezzo che non vedo anima viva, credo.
Tutto a posto? Sicuro che non riesci ad alzare a me? Ho bisogno di te. Sì, Jack. Sicurissimo. Beh, non importa. Penseremo noi due a sistemare questa faccenda. Me la caverò. Sono nei sotterranei, anche se non capisco come ci siano riusciti. Ma non è il momento di pensarci. Dovremo attraversare la parte abbandonata del... Sì. Pare che il campo a Bremalin sia ancora attivo, anche se molte porte di sicurezza nei sotterranei sono già state violate. Dobbiamo fare in fretta. Per qualche motivo sembrano determinati a raggiungere Lorenzo. Mi spieghi che sta succedendo? Sì, è ora che tu lo sappia. Non puoi immaginare quanto Lorenzo sia diventato pericoloso a causa del manufatto. Oltre ad aver sviluppato manie omicide, vanta una forza sovrumana e una resistenza eccezionale a qualsiasi forma di danno fisico. Possiede anche poteri telecinetici a corto raggio, prodotti apparentemente dallo stesso manufatto. Ora dobbiamo raggiungere i sotterranei prima che gli intrusi trovino il modo di liberare Lorenzo. Seguimi. Fa attenzione, Jack. Ecco. Chi va là? Cosa? Ok, basta cazzate. Chi è là? Cosa vuoi? Su di lei! Non ci vorrà molto! Da un'occhiata! Cosa? La testa! Resisterò a lungo! Intrusi! Siete nella mia proprietà! Cosa è successo? Oh, la pagherà cara!
sto solo scattando! Io tranquillo, mio. Perdiamo compagnia. Il giorno sbagliato per disturbarmi. Sai niente. Tanto quella roba non gli serviva più. Speriamo di riuscire a passare. L'ascensore di normale è che il pianeta così. O poi dovrai ricaricare. Il meglio del meglio. Peccato, iniziamo a divertirmi. Fammi passare in mezzo a tutta questa robaccia. Tempo scaduto! Prendete questo! Granata! Ehi! Beh? Aspetta lì. Ok. Se hai bisogno di me, chiama. Forza. Va a controllare. Facile. A terra! Dobbiamo provarli! No, dai! Torna indietro! Fuoco! Mi stavo divertendo. Ce ne sono altri? Non è la prima volta che spara! Davanti al meglio del mondo! Iniziamo a divertirmi. Mi sto solo scaldando. Qui!
Da dove entrate, stronzi? Vengo a controllare cos'è stato. Quindi, se sei un fantasma o qualcosa del genere, lasciami in pace! Tenete gli occhi aperti. Deve aver usato uno stealth boy. Arrendi. Che cavolo sono? Campo. E quei fuochi da giù. È tutto giù. Seria, quanti sono quei passi? Ah, ti va di giocare, eh? Nessuna traccia. Non mi piace. Corvo, se è finita, devono essere fuggiti. Puoi rilassarti. Ma come? Questi giochi hanno perso quando entrare tutti. Il vecchio ascensore di servizio funziona ancora. Questo ci porterà nei sotterranei. Serve la chiave. Non devono liberare Lorenzo. Cosa? Ce ne sono altri? Devo trovare la password. Gli idioti stanno cercando di disattivare il campo a Bremanin. L'unico che impedisce a Lorenzo di fuggire. Dobbiamo andare là, dobbiamo fermarli. Ciao, Jack. Era da parecchio che non ci si vedeva di persona. Padre, ora porrò fine a tutto questo. I miei poteri sono cresciuti, Jack. Il manufatto ancora è così tanto da insegnarmi. Quando sarò libero, sarò felice di insegnare anche a te. Sai che non posso lasciarti uscire. Se prima non riesco a rimuovere il manufatto, vediamo. Per le palle del diavolo.
Hanno bloccato tutte le porte di sicurezza. Dovrò aprirle una dopo l'altra da qui, mentre tu avanzi lungo il corridoio. Presto, ora! Per aprire la porta è necessario disattivare il campo di contenimento. Maledetti verdi! E presto! Ci siamo quasi! Esatto. Per aprire la porta è necessario disattivare il campo di contenimento. Apro sono la porta principale! Presto! Merda, il campo Bremanin è disattivato! Presto, eliminatelo! A quanto pare un incarico di semplicità. Ora ci divertiamo! Era troppo fuoco! Le tue capacità. Sì. Sono di nuovo padrone del mio. Sarò libero! Ascoltare, mio figlio. È lui il pazzo. Sai che ho ragione. Guarda come mi ha ridotto. E liberami da qui. Presto, sta recuperando il potere. Sì, ora occupati degli altri tre generatori ed è fatta. Riflette su tutto ciò che ti ha detto Jack. Secondo te, chi è il vero pazzo? Bypassa l'ultimo generatore e sarà tutto finito. Dovremmo essere in tempo. Fa la cosa giusta. Liberami da qui. Ecco fatto. Non temere. Le radiazioni Z sono innocue per te. Mi dispiace, padre. Non volevo arrivare a questo. Ancora un po', forse avrei trovato il modo di rimuovere il manufatto. Bugiardo! Fosse stato per te, avresti continuato a sfruttarmi in eterno! Misero verme! Come puoi? Anche solo sperare di distruggermi! Addio, padre. Avevamo altra scelta, giusto? Che cosa avrebbe fatto una volta libero? Oh, ci avrebbe uccisi. Poi sarebbe toccato al resto della mia famiglia. Sarebbe stato solo l'inizio. I suoi crimini, quando era libero, se non fosse stato per l'influenza della mia famiglia, sarebbe finito dritto nel braccio della morte. Questo mondo è un mondo fatto per i mostri. Niente, nessuno avrebbe potuto fermarlo. Ecco, mi sono risposto da solo. Non avevamo altra scelta. E adesso? Devo seppellire mio padre e chiudere questo posto per non tornarci mai più. Prima di andare, sappi che non ce l'avrei fatta senza di te.
Credo che questo sia un giusto compenso. Non avrò più bisogno del tuo aiuto. La salvezza della tua famiglia non può valere così poco. Io... mi mancava così poco per comprendere il manufatto. Ora che posso studiarlo direttamente, proverò a trovargli una funzione utile. Torna a casa Cabot tra circa una settimana. Forse le mie ricerche non sono state completamente inutili.